Quando ero piccolo immaginavo sì, di poter fare un sacco di cose, in verità, però la musica è sempre stata il primo obiettivo, fin tanto che ci ho provato a tenerla un po', sai, sommersa, ma non ce l'ho fatta, perché alla fine poi certe cose non sono più forti di altre, almeno fortunatamente. Oggi, beh, sono qui a parlare del mio disco, sono salito su un palco importante come quello dell'1 maggio. Qui su c'è un teatro che è stato pure teatro di un bellissimo, di due bellissimi eventi, quindi credo che forse l'immaginazione che avevo è andata anche oltre. Facile e difficile. È facile da vivere logisticamente, è più complicato per me che vengo da qui abituarmi a determinate cose, il fatto di abitare in un condominio di centinaia di persone, poi non conoscerli, il fatto di dover stare in mezzo a tanta gente e non conoscerla. È un posto un po' diverso, incontri gente da tutto il mondo e questo è bellissimo. Forse il fatto che è casa di tutti e casa di nessuno è la sua forza, è la sua parte più debole, però mi trovo bene anche se non vedo l'ora di ritornare.